metti la 3 sul primo piano di, del ragazzo, la 3 ce l'hai? Eh sì, primo piano, nel senso che devi salire almeno. Allora Tino, lui chi è? Lui chi è? Non t'ho detto, non t'ho dato il là per la canzone. Ah, okay. Lui chi è? A me lo chiedi. No, lo sai, lo conosci. Lo conosco. Sì, sono quelle persone che cambiano, ma non cambiano perché restano lì, care a noi. Chi è lui? Intanto partiamo dal nome. Il nome evangelico, nome biblico, ecco. Qual è? Evangelico? Luca? Biblico, biblico. Biblico? Più che evangelico. Abramo? Sì, Lincoln. No, Lello non è, ti dico che non è biblico Lello. Dimmi. Emanuele. È lui. Ora, Tino, non sei più lo stesso, vero? No. Ti sei alzato, come dicono in Alta Val Brembano. Sì, mi sta guardando dall'alto al basso, era più piccolino. Tino, ti dico una cosa, procura di Bari. Procura di Bari. Beh. Cioè, non che tu hai problemi, diciamolo. Mamma, stai tranquillo, sì, perché sì, Emanuele non ha problemi con la giustizia. No, procura di Bari. Beh, e che vuoi? Dai Tino, lo abbiamo sentito, lo abbiamo intervistato. A lui? A lui, non era così, non lo vedere così, avevo gli occhiali diversi, sì, è vero? Ero più basso. Eri più basso. Ti chiamava Davide? No, non è vero, si chiamava sempre Manuel. Tino, mi stai facendo fare una figuraccia. Certe persone te le devi ricordare. Ricordare, certo. Lui è quello che aspettò due ore. La mia udienza per fare il selfie con me fuori dalla dalla procura. Ma sapere ieri. Che ce la faccio l'intervista? Con te la stavo facendo l'intervista. Ma tu stai briaco, stai. Vai, ti piace. Emanuele, intanto la tua vita che è successo? Beh, va tutto bene. Va diciamo. Tutto bene? Sì, sì, assolutamente. Hai scritto letterina a Babbo Natale? Ovviamente sì. Che cosa hai chiesto, dai? Dai, ho chiesto un nuovo telefono. Perché quello da quando ce l'hai? Da 2 mesi ce l'hai? No, 3 anni. Tre anni. Già 2 anni è tanto, 3 anni no, fai vedere. Questo qua. Fai vedere? Effettivamente, guardi, no. Mamma. È ora. Come dicono a Bergamo, ti porto la coscienza, mamma. Poi, che altro hai chiesto? Basta così, bravo Emanuele. Bravo. Non hai bisogno di altro. Non hai bisogno di altro. Comunque, invitiamo i nostri amici a seguirci, a iscriversi, vai. Seguite Quinto Potere, ovviamente. Iscrivetevi, attivate la campanella. Così non vi perdete niente. Hai capito perché ha aspettato due ore? Perché lui è uno dei nostri, della famiglia. Emanuele. Una cosa non è chiara. Dimmi. Scusa, dove ha scritto la lettera all'avvocato? Subito. C'è già l'lapsus. La procura, mi è rimasta la procura. Ha scritto la lettera al Babbo Natale. Beh. E che c'entra la mamma? Lui crede ancora a Babbo Natale. Capito? Il problema è che crede pure alla Befana e a tutta la. No. Grazie, la Befana. Tino. Vabbè. La mamma telefoni. Che deve convincere tutta la famiglia affinché sì, questo avvenga. Anche per Babbo Natale. Anche Babbo Natale. Che telefonino hai chiesto? Beh, un S21. Uovo. Qua 1000? No, 600. Ah, 600. Beh. Aspetta, vediamo, se io 5 euro te le do. Così sì. per agevolare Babbo Natale. Per ore, solo per ore. Iscrivetevi tutti, azionate la campanellina. Emanuele, ci vediamo l'anno prossimo per vedere la tua evoluzione. Va bene? Ok, Tino. Lo sai. Ci non so, ma. Non lo volevo. Lui ha aspettato 2 ore, Emanuele. Grazie a te.